Salve a tutti, oggi video sui colori ancora questi qua, che sono i zinc, acquistati da Pretty Kit. Poi vi metto il link, come sapete. Oggi voglio fare un video di riciclo. Vedete, ho usato un barattolo dello Zoro. Però potete costruirvelo, se non avete barattoli di questo tipo, potete costruirvi la base col cartone e faremo un portapenne. Io l'ho ricoperto tutto di cannucce di carta, queste. Poi vi farò vedere come farne una. Se volete un video su questo, poi me lo fate sapere. Poi userò del colore bianco per colorare la base, userò alcuni abbellimenti, adesso vedo quale, questi, sempre preso da Pretty Kit, alcune perline e anche del pizzo. Poi logicamente ci andrà la colla a caldo, io userò anche questo per asciugare il colore, un pennello. E per ora mi sembra basta, poi magari vediamo mentre facciamo se aggiungiamo altre cose. Per adesso prima cosa vi faccio vedere come fare una cannuccia. Allora, io ho preso un giornale diviso in 3 parti e principalmente uso quelli che hanno il bordo perché vengono tutte bianche in questo modo qui. Queste altre vengono, ma tanto gli diamo il colore, comunque non si vede. Ora vi faccio vedere come fare una cannuccia. Metto la parte bianca in alto, do un po' di colla qua nella punta, prendo, io uso questo ferro da maglia ed è il numero 3, però potete usare anche dei stecchini da spiedino. Ora mi metto il foglio in questo modo qua, metto sviego il mio ferro, cerco di farmelo se vedete in questo modo qua così. Vedete? E arrotolo in questo modo, portando sempre, vedete, sempre su, tenendo ben teso in questo modo. Ora faccio vedere. Dobbiamo arrivare alla fine. Ed ecco qua, vedete la nostra cannuccia di carta. Cerchiamo di farla della stessa pressione, cioè non da una parte più larga e da una parte molto stretta. Comunque deve venire una parte, perché queste sono le cannucce e poi dopo andrebbero infilate una nell'altra. Però io in questo caso le ho messe per il lungo. In quest'altro che ho fatto invece, vi faccio vedere, le ho messe, vedete, per traverso. E questo è quello che ho fatto, il primo che avevo fatto. Qui ho messo delle rose che ho fatto io, rose e farfalle in pasta di mais. Poi ho messo un cordino intrecciato sopra e sotto. E sotto gli ho messo sempre, ho fatto il rotolino di carta, che anche qui, vedete,
In questo qui ho fatto una spirale di carta, poi come ho detto se volete vi faccio vedere nello specifico, però questo video lo faccio solo per far vedere che si può colorare anche con questi colori qua. Bene, ora che abbiamo fatto questo andiamo a attaccare le ultime strisce e vi farò vedere come le attacco io. Ora prendiamo la colla a caldo, io metto una striscia di colla qua, prendo la mia cannuccia, prendiamo questa che abbiamo appena fatto e la incollo sopra, la schiaccio un attimino, prendo le forbici e taglio. Se quando tagliate la carta vi si apre un attimo, date un pochettino di colla per fissare. Schiacciamo un attimino. Io ho, come vedete, ho coperto anche il pezzo qua dentro, quindi giro i miei pezzi. Bene, ora passiamo a colorare il tutto. Ora prendiamo un po' di bianco con il pennello, lo immergiamo un po' nell'acqua e iniziamo a colorare di bianco. Bene, una volta che abbiamo asciugato, ci scegliamo i colori. Io metto verde, questo qua, che vogliamo provare questo, il tè. Poi metterò anche un po' di questo. Scelgo questi tre colori qua, questo, questo e questo. Vedete? Bene, allora usiamo questi tre e prendo un pezzo di carta. Attenzione perché c'è da sporcarsi. E iniziamo a spruzzare in questo modo qua. Sempre con il gun cerchiamo di asciugare. Poi io con uno straccio picchietto, vedete così, in modo da dare quell'effetto un po' macchiato che a me piace molto. Vedete che bell'effetto, a me piace molto. Vedete?
Ora possiamo colorarlo ancora, dargli altre spruzzate, oppure io per mantenere il colore do un lucido spray. Mettiamo via questo perché l'abbiamo sporcato. Come ho detto, io uso una vernice fissativa. Bene, ora iniziamo con le decorazioni. Io ho preso anche questo nastrino che lo metterò qua in alto per coprire un po'. Benissimo, ora mettiamo la nostra decorazione. Iniziamo con il pizzo qua, mettiamo una goccia e iniziamo ad arricciare un po' il nostro pizzo. E vedete, volendo possiamo metterlo anche in basso, ricoprire per pulire il tutto. Questo però lo mettiamo steso e non arricciato. Iniziamo a metterci un po' di decorazione. Vedete? Magari questo lo potete anche dargli un po' di colore sopra per farli risaltare. Ora qui mettiamo un pezzo di corda. Mettiamo il pezzo di corda in questo modo qua, ne tagliamo un pezzettino, la fissiamo con un po' di colla. Ed ecco il nostro portapenne stile Shabby è finito. Vedete? Spero che questo video vi sia piaciuto e che sia stata un'ottima idea per un riciclo di un contenitore per caffè. Io vi saluto. E al prossimo video. Ciao!